Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica sulla concentrazione percentuale massa su volume. La concentrazione percentuale massa su volume viene definita come la massa del soluto, espressa in grammi, fratto il volume della soluzione, espresso in millilitri, il tutto moltiplicato per 100. Facciamo subito un esempio concreto in cui vi è una soluzione acquosa contenente dell'acido acetico. L'acido acetico è il soluto, l'acqua è il solvente. Si sa che in questa soluzione sono stati solubilizzati 15 grammi di acido acetico. L'acido acetico è il soluto. Il volume della soluzione che li contiene ammonta a 300 millilitri. Se moltiplichiamo tutto per 100 ed eseguiamo così l'operazione, si ottiene 5%. Cosa significa 5%? Questa è la concentrazione percentuale, massa su volume, dell'acido acetico nella soluzione acquosa. Detto altrimenti, la concentrazione percentuale, massa su volume, indica anche quanti grammi di soluto ci sono in 100 millilitri di soluzione. In questo caso particolare ci sono, ad esempio, 5 grammi di soluto costituito dall'acido acetico ogni 100 millilitri di soluzione acquosa. Un altro esempio lo potremmo fare con i seguenti dati. C'è una soluzione che contiene sempre acido acetico in acqua. La concentrazione percentuale massa su volume di acido acetico questa volta ammonta al 6,5%. Il volume della soluzione presa in considerazione ammonta a 430 millilitri. Vorremmo calcolare la massa di soluto, ovvero la massa di acido acetico presente nella soluzione. Punto di domanda, grammi. Ecco, questi sono i dati dell'esercizio. Volume della soluzione, concentrazione percentuale massa su volume di acido acetico nella soluzione e vorremmo trovare la massa di acido acetico, ovvero del soluto, in grammi. La prima cosa che bisogna fare è sicuramente riscrivere la formula che poi utilizzeremo, ovvero concentrazione percentuale massa su volume è uguale alla massa di acido acetico. Ricordiamoci che viene espressa in grammi, il tutto fratto il volume della soluzione e naturalmente per 100, volume della soluzione espresso in millilitri. Inseriamo i dati, la concentrazione percentuale in massa su volume ammonta al 6,5%, la massa di acido acetico è naturalmente l'incognita che dovevamo ottenere, ricavare, e il volume della soluzione ammonta a 430 millilitri, da non dimenticarci poi questo 100. Esplicitiamo la massa di acido acetico dalla precedente equazione ed otteniamo 6,5% per 430 millilitri fratto 100. Eseguiamo il calcolo e si ottengono 28 grammi. Cosa significano questi 28 grammi? Significano che in questi 430 millilitri di soluzione, in cui il solvente è acqua e il soluto è l'acido acetico, ci sono 28 grammi di acido acetico e la concentrazione percentuale massa su volume di questo acido acetico nella soluzione ammonta al 6,5% massa su volume, appunto. Un'ultimissima osservazione che si può fare per quanto riguarda la concentrazione percentuale massa su volume è la seguente: la concentrazione percentuale massa su volume, se venisse moltiplicata per 10,
ci fornirebbe in automatico la concentrazione massa su volume. Proviamo ad utilizzare questa equazioncina con i dati del nostro ultimo esercizio. Ecco, la concentrazione massa su volume è poi espressa nell'unità di misura grammi su litro. Nel caso precedente dovremmo scrivere 6,5%, che era la concentrazione percentuale massa su volume. Se moltiplicassimo quest'ultima per 10, otterremmo 65. Attenzione che l'unità di misura della concentrazione massa su volume è in grammi su litro. Vuol dire che nella precedente soluzione, la concentrazione percentuale massa su volume di acido acetico nella soluzione ammontava al 6,5%. La stessa soluzione contiene 65 grammi di acido acetico ogni litro di soluzione. Quindi ecco qua che abbiamo trasformato una concentrazione nell'altra. Quest'ultima riguarda sempre la medesima soluzione, naturalmente. Se questo video vi è stato di aiuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale. Grazie dell'ascolto e alla prossima!